Cordoglio in tutto il mondo per la scomparsa di Papa Benedetto XVI, i funerali il 5 gennaio. Benedetto XVI in Liguria nel maggio 2008, la diocesi spezzina presente con il vescovo Moraglia. Ultimo giorno dell'anno, il vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti ha celebrato in cattedrale il Te Deum di ringraziamento. 535 nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24 ore, grazie a 3.833 tamponi, in calo i ricoveri. Buonasera e ben ritrovati a questa ultima edizione del 2022 del TLS Giornale. Benedetto XVI, primo Papa emerito dopo la sua storica rinuncia al pontificato del febbraio 2013, ha terminato stamane il suo viaggio terreno. Con dolore informo che il Papa emerito Benedetto XVI è deceduto oggi alle ore 9:34 nel monastero Mater Ecclesiae in Vaticano, ha riferito il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, annunciando anche che dalla mattina di lunedì 2 gennaio il corpo di Josef Ratzinger sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli. E mentre la notizia faceva immediatamente il giro del mondo, messaggi e testimonianze di cordoglio sono cominciate ad arrivare da ogni continente. I funerali si terranno il 5 gennaio alla presenza di Papa Francesco. Sentiamo un ricordo nelle parole del nostro vescovo Monsignor Luigi Ernesto Palletti. Siamo stati raggiunti dalla notizia della morte di Papa Benedetto XVI, il Papa emerito. È una notizia che ovviamente umanamente ci rattrista. L'età era avanzata, lo stato di salute, sappiamo, era segnato proprio da questa età. Lui certamente è nell'incontro definitivo con Dio, quel Dio che lui ha studiato, ha approfondito come teologo, ha servito come pastore. Però è ovvio che per chi rimane è sempre un vuoto che rimane. Sappiamo però che la vita non è tolta ma trasformata, e dunque lui dai cieli continuerà ancora di più a provvedere e a rimanerci vicino nel nostro cammino di fede. Un Papa che conosciamo per la sua dolcezza, per la sua competenza, per la sua grande capacità teologica. Un Papa che incontrandolo veramente si poteva toccare con mano tutta la sua benevolenza. Con questo un Papa che sapeva prendere le sue decisioni, sapeva assumersi le proprie responsabilità e sapeva entrare anche in dialogo con tutti. Dunque è un ricordo caro quello che ne abbiamo, per lui ancora la preghiera, se ne avesse bisogno, è doveroso, ognuno di noi al cospetto di Dio ha sempre bisogno di essere confortato dalla preghiera dei fratelli, a lui veramente ecco la richiesta di ricordare di noi che continuiamo a camminare in questa notte della storia, ma anche in questa luce della fede. Papa Benedetto venne una sola volta in Liguria, due giorni in cui fece visita a Savona. Il 17 maggio 2008 arrivò in elicottero al santuario di Nostra Signora della Misericordia di Savona e omaggiò la statua Mariana con la rosa d'oro. Poi, dopo un momento di preghiera, in Papa Mobile raggiunse Piazza del Popolo, dove fu celebrata la messa a circa 30.000 persone. Il giorno successivo, il 18 maggio, il Papa visitò Genova, prima al Gaslini, poi fu con i giovani in Piazza Matteotti e infine la Santa Messa in Piazza della Vittoria. In quell'occasione era presente una delegazione della nostra diocesi guidata dall'allora vescovo Monsignor Francesco Moraglia. Rivediamo il nostro servizio relativo a quella giornata. Due giorni di pioggia e alla fine è un raggio di sole che accoglie il Papa per la messa conclusiva della sua visita a Genova. È questa la terza visita di un Papa nel capoluogo ligure, dopo le due di Giovanni Paolo II e oggi la volta di Benedetto XVI, proprio nella città dove nacque Benedetto XV, il Papa che si oppose alla Prima Guerra Mondiale. Una paziente attesa sotto la pioggia,
E infine, le 50.000 persone in Piazza della Vittoria acclamano sotto il sole Benedetto XVI che entra tra le consuete ali di folla in festa, accompagnato in auto dal Cardinale Bagnasco. I liguri tradizionalmente chiusi si lasciano così andare in un lungo applauso. Non solo genovesi però, ma fedeli provenienti da tutta la regione. Anche la diocesi della Spezia era presente, guidata dal suo vescovo, Monsignor Francesco Moraglia, accompagnato dal vescovo emerito, Monsignor Bassano Staffieri. Erano presenti anche Monsignor Giulio Sanguinetti, vescovo della Spezia alcuni anni fa, e Monsignor Edoardo Ricci, spezzino, già vescovo di San Miniato. E poi, tra pullman e auto private, alcune centinaia erano gli spezzini che hanno partecipato a quella che è stata una giornata importante e di festa per tutti i cattolici liguri. E adesso io direi di sentire qualcuno della delegazione in modo da approfondire anche l'emozione provata in questa messa. Professor Luppi, Benedetto XVI ha fatto un passaggio piuttosto importante quando ha detto in qualche modo di aprirsi al dialogo con i non credenti, aprirsi al dialogo, diciamo, con la ragione, una fede ragionata. Ebbene, solo attraverso una fede ragionata si superano le forme del fondamentalismo e della chiusura. La fede ragionata non vuol dire una fede qualunquista, vuol dire fede ragionata, dare ragione della speranza secondo l'indicazione della lettera di Pietro. Eccellenza, questa è stata un momento molto bello per la Chiesa, anche per Spezzina, oltre che per la diocesi genovese. Cosa porterà nel cuore di questa messa? Beh, la figura del Papa, la figura di una Chiesa viva e di popolo come è la Chiesa italiana. Penso che una ricaduta positiva sia proprio l'immagine viva nella semplicità del successore di Pietro, dove abbiamo visto ancora una volta coniugare la fragilità umana e la grandezza del mistero della successione petrina. Addio a Papa Emerito Benedetto XVI, colui che ha ridato fondamento alla ragione nel percorso di fede. La Liguria ricorda il suo viaggio nel maggio 2008 tra Savona e Genova e per il mondo intero resterà un esempio di saggezza e devozione alla Chiesa. Un grande teologo, un Papa che non dimenticheremo. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dopo la scomparsa di Josef Ratzinger, Papa dal 2005 al 2013. Questo pomeriggio Monsignor Palletti ha celebrato alle 18 in cattedrale alla Spezia la messa vigiliare della Solennità di Maria Santissima, Madre di Dio, e nel corso della messa, al termine della quale è stato cantato il Te Deum, il Vescovo ha illustrato alle autorità e fedeli il messaggio del Papa per la giornata della pace. Domani, sempre alle 18, farà altrettanto nella Basilica Concattedrale di Sarzana. Vediamo il servizio. Cosa dunque ci è chiesto di fare? Anzitutto di lasciarci cambiare il cuore dall'emergenza che abbiamo vissuto, di permettere cioè che attraverso questo momento storico Dio trasformi i nostri criteri abituali di interpretazione del mondo e della realtà. Non possiamo più pensare solo a preservare lo spazio dei nostri interessi personali o nazionali, ma dobbiamo pensarci alla luce del bene comune, con un senso comunitario, ovvero con un noi aperto alla fraternità universale. Non possiamo perseguire solo la protezione di noi stessi, ma è l'ora di impegnarci tutti per la guarigione della nostra società e del nostro pianeta, creando le basi per un mondo più giusto e pacifico, seriamente impegnato alla ricerca di un bene che sia davvero comune. Pertanto ci chiede di essere consapevoli di come non si possa ignorare un dato fondamentale, che è questo: le tante crisi morali, sociali, politiche ed economiche e i singoli problemi sono in realtà uno la causa e la conseguenza dell'altro. Dobbiamo rivisitare il tema della garanzia della salute pubblica per tutti,
promuovere azioni di pace, prenderci cura in maniera concertata della nostra casa comune e attuare chiare ed efficaci misure per far fronte al cambiamento climatico, combattere il virus delle disuguaglianze e garantire il cibo e un lavoro dignitoso per tutti, sviluppare con politiche adeguate l'accoglienza e l'integrazione, in particolare nei confronti dei migranti e di coloro che vivono come scartati nelle nostre società. Conclude ricordando che solo spendendoci in queste situazioni con un desiderio altruista ispirato all'amore infinito e misericordioso di Dio potremo costruire un mondo nuovo e contribuire a edificare il regno di Dio, che è il regno di amore, di giustizia e di pace. Rivolgendo a tutti l'augurio di costruire giorno per giorno, come artigiani di pace, un buon anno. Rivolgendosi poi a Maria Immacolata, chiede a lei intercessione per il mondo intero. Così accogliamo la parola del Papa e così sia la nostra riflessione che chiude un anno e apre il nostro futuro. Te Deum laudamus, Te Dominum confitemur. Nel giorno in cui la fede profonda e santa di Josef Ratzinger ha portato il Papa emerito alla visione beatifica del volto di Cristo, da lui attesa e invocata, Sarzana e la Lunigiana non possono dimenticare quando Benedetto XVI ricordò 15 anni or sono l'immagine di quel volto rappresentata nel grande storico crocefisso ligneo di Mastro Guglielmo. Vediamo il servizio di Egidio Banti. Das Kreuzesbild über dem Altar, dessen romanisches Original sich im Dom von Sarzano befindet, zeigt, dass dieser Blick einem jeden Menschen gilt. Era il 9 settembre 2007, 15 anni or sono, quando Papa Benedetto XVI pronunciò nei pressi di Vienna le parole che abbiamo appena ascoltato. Si trovava nel monastero di Heiligenkreuz, cioè della Santa Croce, un monastero benedettino nel bosco viennese, come si chiama, nel quale esiste la copia molto ben fatta da un artista di Arcola che si chiama Renato Manfredi, della croce di Mastro Guglielmo. La croce di Mastro Guglielmo è conservata in quello che il Papa chiama il Duomo di Sarzana, l'attuale concattedrale di Santa Maria Assunta, dove è da diversi secoli. La data è il 1138, la più antica tavola lignea che richiama la passione e la morte di Nostro Signore. Ma c'è un particolare in più che è bello ricordare proprio in questi giorni in cui Papa Ratzinger ci ha lasciati su questa terra e ha traversato la porta che aspettava di traversare, come aveva egli stesso detto più in più occasioni. Qual è il particolare? È che nel crocefisso di Mastro Guglielmo, conservato a Sarzana, la figura di Cristo è ovviamente la figura di Cristo morente sulla croce, ma il volto è già il volto del risorto. E proprio al volto di Cristo, Christus triumphans, come dicono gli esperti di storia dell'arte, Cristo trionfante, faceva riferimento Benedetto in quel discorso tenuto ad Heiligenkreuz. Ma perché c'è lì una copia della croce di Sarzana? Il particolare è curioso, perché l'abate di quel monastero benedettino si trovava in viaggio per Roma, si fermò a Sarzana, vide il crocefisso e ne chiese una copia, che fu realizzata dall'artista Renato Manfredi. E quella croce è ora conservata, molto ben fatta, però non è l'originale, nel monastero, nella chiesa del monastero della Santa Croce di Vienna. Papa Benedetto sottolineò che l'originale romanico, si trova invece a Sarzana. Ripeto, è bello ricordare questo particolare perché lo lega un po' al nostro territorio, alla nostra diocesi, lega questa figura straordinaria di un Papa che ha rinunciato al mandato petrino, ma non per ritirarsi e basta,
ma per dare, come ha detto anche Papa Francesco, una lezione di servizio, una testimonianza di servizio alla Chiesa e al mondo. Allora grazie anche per quelle parole che oggi diventano ancora più vere, Papa Benedetto. Bene, chiudiamo questa lunga pagina dedicata alla scomparsa di Papa Benedetto XVI e passiamo alle notizie del Covid. Sono 535 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24 ore grazie a 3.833 tamponi molecolari antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 92, Savona 94, Genova 249, La Spezia 100. Il bollettino odierno riporta anche 5 decessi avvenuti tra il 29 e il 30 dicembre, Pietra Ligure, Albenga e Genova, per un totale di 5.772 vittime da inizio pandemia, 680 delle quali nello Spezzino, dove attualmente i casi attivi sono 1.597 su 10.618. Buone notizie sul fronte ospedaliero, dove i ricoverati passano da 414 a 394, con 10 persone in terapia intensiva. In calo anche il dato in ASL 5, dove si passa da 66 a 60 con un solo paziente nel reparto dei casi più gravi. Passiamo alla pagina sportiva, cominciamo dallo sport, dallo Spezia Calcio, ultima seduta di allenamento del 2022, questa mattina a Follo per gli Aquilotti di Mister Gotti, in vista della ripresa del campionato mercoledì 4 gennaio contro l'Atalanta. Vediamo il punto della situazione nel servizio di Gianluca Tinfena. Si chiude il 2022 anche per lo Spezia, un anno positivo che ha portato alla seconda salvezza consecutiva in Serie A e un anno che sportivamente si è chiuso con la vittoria al Bentegodi di Verona contro l'Hellas per 3 punti importanti in chiave salvezza. Ora lo Spezia è a più 6 dal terzultimo posto e riprenderà il campionato il 4 di gennaio alle 14.30 allo stadio Alberto Picco contro l'Atalanta. Il nuovo anno si aprirà con un nuovo arrivo in maglia bianca, si tratta di Salvatore Esposito, quasi tutto fatto, l'accordo c'è con la SPAL per il 22enne, con alle spalle 119 presenze in Serie B con le maglie di Chievo e SPAL e una presenza anche nella nazionale maggiore, uno dei pupilli della nuova leva 2000 per quanto riguarda la nazionale di Roberto Mancini. Poi lo Spezia andrà sicuramente su un attaccante, Henry resta in pole position in uscita da Verona, si è parlato anche di Bonazzoli, sapete che le vie del mercato sono infinite e per quanto riguarda l'attacco nei prossimi giorni potrebbe anche emergere qualche nome in uscita da qualche altra squadra del campionato italiano. Spezia che torna in campo il 4 di gennaio, noi torneremo in diretta per Dopo le Aquile il 4 di gennaio alle 17.30 per un nuovo anno da vivere insieme con la nostra redazione sportiva. Buon anno sportivo a tutti quanti. Passiamo alla pallavolo, è stato un buon 2022 nonostante la sfortunata retrocessione dalla serie B2 alla C della prima squadra per il Venezia Volley. Vediamo perché nel servizio di Andrea Catalani. Natale e Gaio, come d'abitudine del resto e come riscontrabile dalle immagini, in casa Lunezia Volley al Palla Bologna di Sarzana. Capodanno invece più in privato, ma ciò non impedisce al presidente bianco-blu Massimo Magnavacca di esporre un bilancio positivo dell'anno 2022 con accento sugli ultimi mesi corrispondenti al primo scorcio della stagione 2022-23, sul cui proseguo si conta parecchio. Allora, siamo a fine anno, 31, soddisfazione, grande soddisfazione per quest'anno, per come stanno andando le cose, per due motivi. Uno, perché dopo il disastro della pandemia, in cui si era bloccato tutto,
abbiamo avuto quest'anno veramente una crescita esponenziale di bimbe in palestra. Di questo siamo veramente molto contenti e non smetterò mai di ringraziare i genitori che ci danno fiducia nell'affidare le loro bambine per i nostri corsi. Sono veramente tante quelle che sono ritornate a fare questo splendido sport. Altro motivo di soddisfazione è per come stanno andando le cose nei vari campionati. Partendo dalle prime squadre, sia la C che la D stanno difendendosi in maniera interessante rispetto a quello che sono due campionati abbastanza difficili per delle squadre molto giovani come le Under 16 e le Under 18, che sono le due squadre che di fatto poi fanno i due campionati regionali. Ci stiamo difendendo, confidiamo che di poter riuscire a portare in fondo una salvezza che è quella che a noi interessa in questo momento, soprattutto appunto per le due squadre di prima categoria. Per il settore giovanile ancora di più soddisfazione, perché nei vari gironi in cui noi siamo presenti, sia Under 14, 16 e 18, se non ricordo male, ma mi pare che i dati siano quelli, siamo in testa in tutti e tre gironi, sia 14, 16, 18. A testimonianza dell'ottimo lavoro che stanno facendo i vari allenatori, Soldati, Giraldi e Martinelli, naturalmente coadiuvati dalla nuova figura che abbiamo istituito e che sta facendo un lavoro straordinario, che è quella del direttore tecnico Menconi. Bene, per questa ultima edizione del 2022 del TLS Giornale e l'ultima notizia, io vi lascio le previsioni meteo a cura di Limet, il centro meteo per la Liguria. Vi ringrazio della cortese attenzione, a tutti voi auguro una serena fine anno 2022 e per domani una prima santa domenica del 2023. Arrivederci. Un saluto da Simone Frattini di Limet. Avvio del nuovo anno senza cambiamenti di rilievo. Prosegue l'afflusso di umide correnti meridionali verso la nostra regione. Ma veniamo ai dettagli per quanto riguarda la giornata di domani, domenica 1 gennaio 2023, in Liguria. Tra la notte e la mattinata cieli coperti sull'intera regione con piovigine o piovaschi sparsi, più probabili su Savonese, Genovesato e Spezzino occidentale. Nel corso del pomeriggio e della serata concentrazione dei piovaschi sul settore centrale. Altrove tempo generalmente asciutto con locali aperture sugli estremi della regione. I venti saranno deboli o moderati da sud-sud-est sul centro levante, deboli settentrionali a ponente. Il mare si presenterà tra poco mosso e mosso a ponente, generalmente mosso altrove. Ed infine le temperature, con le minime che saranno in aumento sui versanti padani occidentali, per il resto pressoché stazionari. Lungo la fascia costiera i valori minimi oscilleranno tra 9 e 13 gradi, mentre nell'interno tra 3 e 11 gradi. Le temperature massime saranno comprese tra 12 e 16 gradi sulla costa e tra 8 e 13 gradi nei fondovalli interni. Per questa edizione è tutto, maggiori info sul nostro portale centrometeoligure.com ed inoltre tutto lo staff Limet vi augura un felice 2023.